Questa è una sfida che vi è piaciuta e mi avete chiesto di riprovarla e di riproporla con un'auto diversa. E sapete cosa c'è? Oggi facciamo proprio questo. Siamo ad Haiga, Nordvann, uno dei tracciati, l'ultimissimo tracciato aggiunto su Gran Turismo 7, un po' particolare, non apprezzato da molti, ma non per questo non ci si può divertire sopra. State già vedendo la particolarità di questo evento e ragazzi, prima di farlo insieme, prima di vedere se ce la facciamo, come sempre vi chiedo solo un secondo del vostro tempo. Provate a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, ci vorrà pochissimo e sarà totalmente gratuito, ma allo stesso tempo mi darete una mano enorme. Adesso ci buttiamo insieme nei dettagli di questa sfida. Ragazzi, questa è una gara personalizzata, siamo appunto ad Haiga, sono 3 giri. Oggi corriamo con le gruppo 1, parto ultimo. E voglio cercare di arrivare primo. Non si corre per i crediti, si corre per divertirci. Con le gruppo 1 qui sarà impossibile. Vedete, abbiamo la Porsche 919 Hybrid. Alcune delle altre auto le vedete qui, sono i nostri avversari, tutte le gruppo 1 e secondo me sarà impossibile. Impostazioni gara, se volete provarla anche voi, come visto per l'altra volta con le gruppo 3, oggi è peggio. 3 giri, partiamo ultimi, partenza lanciata. BDP sì, questo è importante. Il resto classico. Ho messo Nubidense, C06 come metodo predefinito, fase della giornata notte, 5 per di avanzamento, non c'è alcun tipo di cosa, penalità o no, se no già è così difficile. Avviamo la gara, paga 24.000 crediti ma non arrivo assolutamente al primo posto, lo so già. Lascio un attimo la visuale dietro perché è già difficile. Qua, sì. Non preoccupatevi degli incidenti, è l'unico modo che abbiamo per, non curva, non sterzano, l'unico modo che abbiamo per superare qualche posizione. Siamo già 16esimi, dobbiamo stare molto. Colpetto, e qui decisione di andare all'interno, cercare di sfruttare un po' il punto di frenata per prendere 2 posizioni. 15esimi, ragazzi, perché ne avevamo persa una in realtà. Non male, 14esimo, ma lontanissimo da anche una top 10 che mi. Ah, mi ha sbagliato sta curva. Da una top 10 che prenderei, mettere già la firma sopra. Un po' salvato lì. Lui all'interno, qui ovviamente mi spinge fuori, ma poi ce l'ho io all'interno. Se lo faccio sull'erba, ovviamente. Ragazzi, no. Primo tentativo. Andato veramente alle ortiche. Ne facciamo un altro, ne faremo 1000. Vediamo se questo secondo tentativo, con un po' di pratica, perché mi sono buttato qui, ragazzi, senza aver fatto un test. Così bisogna fare, ho capito. Bisogna arrivare un po' come super dive bomb. Si recuperano un po' di posizioni. Qua ne ha perse due, ma stare all'interno. Tanto poi lui magari ha paura. Invece non ha paura, tiene. Impressionante, ragazzi, impressionante. Riavvio dopo diversi tentativi perché è molto molto dura. Non c'è spazio per queste auto. Qua devo andare veramente a 1000. Senza fare complimenti, devo buttarle fuori. Fammi spazio. Non sono mai arrivato in 12ª posizione, nella prima curva. Avete visto che purtroppo il trucco è tirarli fuori. Minimo sarebbe arrivare decimo. Proprio minimo, anche se si parte 20esimi. Diciamo che in 2 giri così. Qua è difficile superare, ma perso molto in quella curva, ho dovuto fare molto meglio. Vedete che questa prima curva è. Non si può accelerare assolutamente. Poi un po' di rettilineo qui. Dalla top 10 era portata proprio di mano, ma facile anche. Non era questo quello che volevo fare, ma in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Top 10 manca un giro.
Girano in 57 loro, qua sono pazzi. Potrei, ma sicuramente due posizioni. Piano. Qua di nuovo ha chiuso bene. Ma no, benissimo, ragazzi. Siamo arrivati settimi, una cosa inaspettata, onestamente. Non pensavo di riuscirci, ma a questo punto ci riprovo. Appunto, la top 5. 3 minuti e 06. 3 minuti e 06. Ci riproviamo, ragazzi. Siamo arrivati settimi, ragazzi. Quinto è. Mandiamo la gente giù dai burroni. Qua è brutto quando qualcuno è all'interno, però sull'erba ovviamente perdiamo il controllo, ma devo chiuderli il più possibile. Ok, dodicesima posizione per ora, me la tengo. Questo è il tratto in cui ovviamente riesco a gestire tutto, fino al traguardo gestisco meglio rispetto ai tornanti. Appena parlato, la Genesis un po' così, durissima, superarli. Mezzo a questo traffico senza senso in queste strade di montagna. Sto tornando da sciare, ragazzi. Auto super comode per andare. Mamma, come arrivano quelli da dietro! No, mi fa girare. E ho perso praticamente un giro per colpa di quell'attacco sbagliato alla Genesis. Speravo ci fosse un po' di spazio, invece ha chiuso bene. Anche qua tutto questo spazio perso. Di nuovo lui. Nuovo Ishibashi. No, raga. Ok, top 10 ormai è assodata, ma oltre. Non si va. Oltre mi sa che non si va. Ah, peccato che sono uscito male. Di nuovo la settima. O anche la sesta. Ce l'ho lì a tiro. Senza quegli errori all'ultima curva. C'avevo anche la sesta. Sesta, sì, ragazzi, sono a un paio di secondi dalla quinta. Che per ora non vado a prendermi perché veramente dovrei spaccarmi un attimino qui. Mi sono divertito. Se volete farla anche voi, farmi sapere anche magari con quale altra auto farla. Io rimango un attimo su questa pista perché è così particolare proprio per questa sfida. D'altre parti sarebbe ovviamente tutto più semplice, ma qui non si sorpassa. Quindi partire da ultimo e arrivare ai primi è dura. Grazie mille per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!